Ieri una persona su Instagram mi ha scritto: "Ciao Alessandro, posso chiederti come si fa a gestire un investimento con successo?" Io per un attimo ci ho pensato e alla fine non ho risposto. Non per maleducazione o per mancanza di tempo, è che in realtà proprio non so cosa rispondere a una domanda del genere, che forse mi viene fatta troppo spesso. Il problema è che mi sembra sempre che chi fa questa domanda sia alla ricerca di una risposta facile, una sorta di formula magica. Per questo ho pensato di fare questo video, così lo possiamo dire assieme una volta per tutte. Quando si parla di investimenti non esiste mai una risposta facile. Per dimostrarlo ho pensato di parlarvi un po' del mio settore, il private equity, dove secondo me si basa tutto su tre elementi: dati, visione e persone. L'attività del private equity inizia sempre con la ricerca delle aziende su cui investire. È sicuramente uno dei momenti più delicati, perché bisogna essere in grado di leggere il mercato e per farlo si parte sempre dai dati. A occuparsene è il team di investimento fatto da persone che sono un po' come i marinai che devono identificare le correnti, cogliere quelle giuste e portare la nave a destinazione. Già quando lavoravo alla Goldman Sachs ho capito che un buon professionista deve saper fare soprattutto due cose: osservare e interpretare. Senza questi due elementi non si va da nessuna parte. Oggi i dati sono infatti una delle maggiori fonti di valore nel mercato. Ma il vero valore di un dato lo determina solo la capacità di interpretarlo da parte di chi lo legge, e per questo serve sempre una visione. Nel private equity, partendo dai dati, bisogna capire quali strategie implementare nel lungo termine, quali sono gli obiettivi di crescita dell'azienda in cui investi e come gestire il momento dell'uscita per generare un ritorno positivo per l'impresa, il fondo e gli investitori. Un lavoro complicato che secondo me, per essere fatto bene, deve essere fatto da una squadra. In 21 Invest lo faccio assieme ai miei partner Marco, Dino ed Andrea. Siamo tutti diversi tra di noi per indole e competenze, e questo ci permette di avere una visione a 360 gradi. Insomma, non puoi fare private equity senza creare rapporti di fiducia con le persone. Per noi investire significa prendere la creatura di qualcun altro e permettergli di esprimere il suo pieno potenziale. È una cosa che puoi fare solo costruendo un clima di fiducia reciproca tra tutti gli attori in causa. Investitori, imprenditori, collaboratori sono tutte persone fondamentali per il successo di un investimento, ognuno con i propri interessi e necessità. Immaginatevi quindi quanto tutto questo possa essere difficile. Dare sicurezza agli investitori che stai gestendo al meglio il loro capitale, mentre cerchi di orientare gli imprenditori verso il cambiamento, e il tutto gestendo una squadra che possa aiutarti a farlo. Io ho imparato che l'unico modo per riuscirci è quello di dare a tutti un obiettivo comune. E non parlo solo di utile fatturato, ma di uno scopo che possa creare valore condiviso. Insomma, avete capito perché non ho risposto a quella persona su Instagram? Perché sono almeno 4 minuti che parlo e me ne servirebbero almeno altri 50 per provare a dare una risposta valida che non siano le solite 4 banalità. Einstein diceva: tutto dovrebbe essere reso il più semplice possibile, ma non più semplicistico. Cercate sempre risposte semplici, ma mai quelle facili o semplicistiche.